Non siamo a casa nostra perché siamo a Palma di Mallorca. Quindi l'unico posto dove potevamo registrare questo video era qui in macchina, che c'è l'aria condizionata, perché fuori c'è un caldo allucinante. Quindi oggi mamma sceglie il suo TikToker preferito, il suo TikToker più bello. Zelda e Babi aveva scelto Iris di Domenico, che aveva vinto contro tutti. Oggi lo faremo esattamente con te, identico. Ma perché questa volta ci sei? Andiamo Iris. Perché il papà deve commentare. Ah, oh, ok. Però io non c'ero qua a commentare. Non ti preoccupare. Magari lo rifaremo dove tu commenti. Ne faccio vedere due. Okay. Tu scegli tra i due il vincitore e si va avanti più bello? Così. Esatto, sì. Il più bello. Okay. Si va avanti così finché non vai a decretare il più bello tra tutti quelli che ti ho fatto vedere. Sei pronta? Iniziamo con Aio. Ok, lo conosco. Ok, lo conosci lui, guarda. Sì, l'ho già visto. Se ne pensi tu, un bel ragazzo, guarda. Sì, sì, carino. Bel ragazzo. Anche commento. Simpatico, sì, simpatico. Sì. Carino, una simpatico. Una sagoma. Assomiglia un po' a Zerfia Papi. Sì, dai. È il bambino del film. Dai! Scusate, ma sono spaventato. Dai, poverino. Vabbè, diciamo che devo consigliare un parrucchiere nuovo. No, va bene, quindi quale dei due? Aio o Florio? Allora, Aio, dai. Aio è più Aio, mitico. Aspetta, aspetta. Aio! Oh! Dai, vai, vai. Ma giù le mani! Una donna, non si tocca neanche con una Florence. Va bene, quindi vince Aio. Ok, Aio. Ora, Aio contro un altro suo socio barocchino. Okay. Quindi parliamo di Aio contro Yusuf. Ma perché hai messo rossetto? Quindi quale dei due? Guardali bene, allora, Aio abbiamo già capito. Di lui cosa ne pensi? Guardalo. No, è carino, un bel faccino. Un bel faccino, cazzo, è un bebè. Dai, perché per me sono tutti bambini. Comunque Aio. Aio? Ancora Aio? Aio! Dai. Va bene, vince di nuovo Aio. Andiamo, Aio contro questo qui che non mi ricordo come si chiama, però è un altro della The Faust, credo. Guardalo, guardalo bene in faccia. Vabbè, di una casa, di una casa. Guardalo. No, ma è filtrato. No, dai, filtrato. Cosa vuol dire filtrato? Sei una bambina. Che cazzo vuol dire? Zio, bro, non so chi sei, ma fai una foto normale. Poi dai, sei carino, però secondo me dovresti fare una foto senza filtri. Quindi? Dai. Aio. Ancora Aio! Oh! Aio! 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 Ragazzi, ti giuro che se mi date un colpo mi dà una gomitata. Ma per farti dire Aio. Va bene, dai, quindi dai, ancora, dai. Cioè, ancora Aio il primo tra tutti. Sì, sì, sì. Ora, un ragazzo che piace a un sacco di ragazzine su TikTok Italia. Ok, ma io non sono una ragazzina. Stiamo parlando di Giovanni Bonaccini. Chi è? Giovanni Bonaccini, guardalo. Sì, guarda. Ma fai un sorriso, Giovanni Madonna, Bonaccini. Madonna, che tristezza. Ma un sorrisino. Dovete distrarre tutti, guardalo. No. Ma non so distrarre il sorriso. Posso dirvi la mia opinione? Secondo me è una bella ragazza. No. Troppo, dai, su. Scusa, dai, quindi, stiamo scherzando, stiamo scherzando. Tanto. Non è vero. Giovanni Bonaccini. Giovanni Bonaccini. Tu preferisci Giovanni Bonaccini ad Aio? Ok. Chi è? Chi è questo Ed Sheeran? Ma che cosa c'entra? No, però è? Ah, questo qui è chi è che ha scelto le foto? Aspetta, aspetta, aspetta. Tipo uno del sud, lo chiami e dici Pasca, no, Gennaro. Er Gennaro è lui. Er Gennaro. Ora Giovanni Bonaccini contro Er Gennaro. Mi piace di muovere sempre sto telefono, farmelo guardare bene. Guardami. Che carino, no? Lui. Beh, ragazzo? Sì. Sei certa? Ti piace? Perché ti piace? Non lo so, mi sembra un faccino carino. Dei bei lineamenti. Bello? Sì. Ok, perfetto, perfetto. Tu papà sei. Si chiama? Come si chiama? Er Gennaro. Poi si chiama con mio fratello. Quindi ascoltami, sei per ora come ti sta andando la mamma? Ti sta piacendo le sue scelte? Ma sì, sì, l'importante è che alla fine scelga me. Spero tu abbia messo per ultima la mia foto. Ok, dai, l'hai messa veramente? No. Allora, va bene, ora vediamo un po'. Il prossimo è una sfida alla pari, perché loro credo siano amici. Er Gennaro contro Patrizio. Guardala, guardala. Allora, allora carino, che Patrizio però preferisco sempre Er Gennaro. Come mai? Non so. Gennaro. Non lo so, un faccino che carino. Ha un faccino carino? Bei lineamenti. Sì, carino, molto carino. Ecco, io voglio vedere. Ora, attenzione, perché questa qui è una sfida ardua. Perché c'è una crush di Sara. C'è una crush di Sara. Pronta, Er Gennaro contro Er Febbraio. Uno che non mi ricordo come si chiama, però Ryan. Bella. E questo è un bel ragazzo, mamma. Chiaro. Sì, ma a me piacciono i ragazzi con gli occhi scuri comunque. Quindi non mi faccio affascinare dall'occhio chiaro. Quindi, quindi chi voti? Er Gennaro o, allora, o Ryan? Aspetta, aspetta. Lui. Questo qui mi sembra, per come hai fatto la foto così, un po' troppo vanitoso, mi sembra. Ma tu devi votare la bellezza, non il carattere. No, chi è più bello? Mi dà più. No, mi piace Er Gennaro. Ok, allora. Basta, non bellezza. No, perché il faccino è più carino. Al faccino più carino. Più dolce. Er Gennaro contro Er Febbraio. Ancora? Aiuto!
Er Gennaro contro Valerio Mazzei. Ah no, Valerio Stop. Mazzei. No, attenzione, eh? Valerio Mazzei. Come mai così sei? Perché mi piace le sue mi è piaciuta moltissimo la sua canzone, quella sulla sua mamma, è diventata la mia crush, Valerio Mazzei. Attenzione! Attenzione, rivelazioni! Quindi vince Valerio Mazzei, sì. Attenzione. Penso che questo vince su tutti. Ora. Molto carino, sì, dai. Sì, un bel ragazzo, un bel ragazzo. Valerio Mazzei contro vabbè, contro di lui, non mi ricordo, ma Valerio Mazzei contro questo qui. Robert, brava. Madonna, Robert. Lo conosco io. Dai, okay, dai, forza, forza. Valerio Mazzei contro Robert. Sono carini tutti e due, però sempre sentimentalmente non hai capito il gioco. Tu devi votare a livello di bellezza, sentimentalmente vanitoso. Valerio Mazzei. Oh, perfetto. No. Anche Robert è molto carino. Non è carino. Vero, Robert, non te la prendere. Vieni qua, vieni avvicinati un attimo. Sei una merda. Valerio Mazzei contro Davide Moccia. Davide Moccia, sai che l'ho già sentito. È l'unica persona che se cambi il cognome al maschile pulisce per terra. Perché Moccio. Diventa Davide Moccio. Le risate. Valerio Mazzei. Niente. Va. Valerio Mazzei imbattibile, ragazzi. Va. Ora ti trovo un valido concorrente. Valerio Mazzei contro uno dei suoi migliori amici, credo. Sespo. E lui è avvantaggiato perché si chiama Esposito come me di cognome. Sespo. Beh, guarda. Non so se è un vantaggio. Dai, un bel ragazzo. Allora, sono tutti carini, però io preferisco sempre Valerio Mazzei. Perché? Adesso ci sempre una motivazione. Non perché sia più bello, però in generale, perché? Perché questa è la maglia della salute, su. Per farvi vedere una valida, molto valida alternativa. Stiamo parlando di una persona veramente seria, onesta. Attenzione, la conosci bene anche lui perché praticamente tutti i giorni a casa nostra. Stiamo parlando di Cap. No, però così non è giusto. Vedo nel suo giorno migliore, direi. No, così non è giusto perché io Cap lo voglio troppo bene. Lo allora, non hai capito il gioco. La bellezza. Devi votare la bellezza. Cap. Mi spiace. Attenzione! Attenzione! Quindi Cap è più bello di Valerio Mazzei. Cap in queste condizioni è meglio di Valerio Mazzei. Amore, domani è oculista però. No, mamma, stop. Tu devi valutare la foto! Siete il fatto che adesso qua hai Madonna, dato rotto. Mamma mia. Votare la bellezza della foto. Va bene, Cap, ti voglio bene, però in questa foto sono stati bastardi. No, va bene, allora Valerio Mazzei. Ora, andiamo contro un altro avversario. Luca Campocorti. Campolunghi, lo conosco. Oh, maglia della Juve. Come fate a saperlo? Vai. Perché lo conosco. Ciao, Luca. Dai, un bel ragazzo, allora, capelli. No, bel poi ragazzo. È anche Juventino, cioè, esatto. Io sono Juventino. Quindi, momento finale, Luca Campolunghi o Valerio Mazzei? Forza, la risposta è 3, 2, 1. Valerio Mazzei. Incredibile. Vincitore. Incredibile. Quindi, vabbè, forse mi faccio coinvolgere anche se tu, cioè, dal fatto che era la sua canzone come sfondo del mio video. Ancora. Non ho ancora capito il gioco. Ho capito, ma mi piace anche, Ok, domanda finale, Valerio Mazzei o Zerbian Papi? 3, 2, 1. Zerbian Papi. E andiamo! Zerbian Papi vince contro tutti. Zerbian Papi vince anche coi rutti. Forse questa no, però. Ciao. Già se mamma mia mi guarda da lassù, l'unica donna che amo sarai sempre tu. Un applauso!